capito? No, non è che assolutamente, se lui vuole, anziché fare la pernacchia, dire che siamo stronzi, noi mettiamo in onda anche che il fatto che siamo Sì, no, stronzi, ma a capisci? parte Non... questo, quello che non ho Sì? condiviso è solo il fatto che avete detto che così si comportano No, le persone. dovevi ascoltare tutte le trasmissioni Comunque precedenti? io sono sicuro che comunque le persone sono tutte persone. Certo, ma Io penso infatti anche solo noi. che la Infatti. pensino come voi o che la pensino come Sì, me, ma sono di infatti. persone buone quelle cattive. Certo, ma siamo d'accordo anche noi su questo, eh. Questo Ma figurati, qua. Ok. non c'è nessun No. problema. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao. No, il discorso fondamentale è questo, cioè nel senso che a me succede, ad esempio, di andare a qualche riunione cattolica e di trovarmi in polemica, ma logicamente lo faccio dicendo qual è la mia posizione e cerco di avere delle risposte o delle polemiche con loro, ma non vado certo con nessuno. Pronto? Ah! Allora, il nostro amico della Matrioska ha sentito anche questa. Cioè, l'importante non è il fatto di contraddire le persone o dare addosso alle persone, l'importante è come ci si pone normalmente. Sì, se fosse ad esempio anche... Pronto? Ecco, anche questa, come vedi, il nostro amico della Matrioska può aver verificato com'è il discorso. Cioè, il problema è questo, esistono delle persone che non sono in grado di affrontare le cose per quello che sono e hanno paura soggettiva di affrontare quelle cose. La paura non è una cosa che si crea dall'alto, è una cosa che si crea con l'educazione e questo è il risultato di un certo tipo di educazione, un certo tipo di credo. Sì, perché i pagani non si comporterebbero Pronto? mai così con degli avversari, cercherebbero sempre di trovarne un punto di discussione, di polemica o di scontro, A ma no. parte il fatto che scusa Francesco, Sì. noi trasmettiamo 1 ora e 1 quarto circa la settimana, uno fa presto a girare, Sì, anziché fare il esatto. masochista e ascoltare noi. Sì, ricordo sempre il numero telefonico che è Pronto? 049 700 700. Dimmi? Pronto? Sì, pronto. Pronto? Pronto? C'è in linea? Vai! Pronto? Sì. Pronto? Parla pure. Pronto? Parla, ti sentiamo. Pronto? Vabbè, abbiamo capito anche questa che cos'è. Pronto? Anche questa. Vabbè, dai, andiamo Probabilmente avanti con con l'8 queste cose, va. per 1000 si pagano le bollette telefoniche a Sì, questo no, punto. a Perciò proposito, ricordiamo ricordatevi sempre che c'è l'8 l'8 per per 1000. 1000, a meno che si pagano di tasca loro Pronto? le bollette. Va bene, e anche questa l'abbiamo ascoltata. Sempre Pronto? E anche questa l'ho ascoltata. 049 700 700. Questo dimostra. Pronto? Pronto? È pronto? Bene, sentiamo il livello culturale che hanno queste persone. Ed è importantissimo sapere questo, perché in effetti si rischia alla fine di essere ridotti in questi termini. Cioè, alla fine della propria esistenza, se non si afferra al divino che ci circonda, si è in ginocchio. Cosa significa essere in ginocchio? Non significa semplicemente, ah, tanto ti ha messo in ginocchio. Significa distruggere tutto quello che sia dentro e significa essere terrorizzati di qualsiasi cosa che cerchi di dirti, sai che non stai in ginocchio. Io ho bisogno che la gente non stia in ginocchio, perché questo rafforza me, mentre invece un prete ha bisogno della gente in ginocchio. Vediamo un altro po' di spernacchie. Pronto? Ai, ginocchio, ai, ginocchio, ginocchio. Pronto? Pronto? No, credo che sei mai sta donna. No, era la solita presa in giro, sai, Sono ciao. io, l'Ave Maria di Venezia, Si chiama Maria. finalmente. No, perché ho sempre lavorato, sai, fino a Poveretta. tardi, in Barbaria delle Tolle, in Eh casa di sì? riposo. Ecco, io volevo distinguere due significati. Perché se voi avete una religione vostra e io ho la mia, Sì? Sì? non è giusto che gli altri vi offendano la vostra. Ma noi non abbiamo No, problemi. perché non la trovo una cosa talmente esemplare, non la trovo una cosa, perché ognuno ha la sua religione, come per esempio io ho la religione cristiana, no? Sì. Tu hai la religione, diciamo, Sì. pagana, vero? Sì. Sono errata. È giusto. Ecco, giusta. E tanti hanno anche la religione di ebrei, Certo. perché esiste tante religioni, anche quelli che vi per case e tutto via. Insomma, ci sono diverse religioni, no? Però bisogna attendere, ognuno pensa alla sua religione.
e non dobbiamo offendere la religione degli altri. Vedi Anna Maria, noi abbiamo... Se mi sbaglio secondo voi? Allora, mi senti Anna Maria? Sì, certo! Ecco, secondo noi altri, sì, nessuno può offendere la nostra religione. Perché i nostri dei sono talmente superiori alle offese, certo, che non gliene frega niente. Mentre invece quando la religione non ha un Dio in realtà, la serve soltanto per fregare le persone, è un business economico, allora qualcuno ha paura che si offenda la religione, capisci tu? Allora un Dio non può essere offeso, capito? Chi è che può offendere un Dio? Tu pensi che la religione cristiana, no? Che ha un Dio che ha creato il mondo, che ha creato l'universo, chi è che può offenderlo? Ma un moscerino, mica che dico brutto Dio. Cioè, mi sono così importante da poter offenderlo. Sì. Non è possibile. Pio. È vero. Perché questo. Se è massa grande quel Dio per me. Dovrei essere contento se lui viene a aiutarmi. Capisci tu? Ma non posso offenderlo. Ascoltami, ragazzi, volevo farvi una domanda. Dimmi. Perché è talmente che sono ingroppata che non so bene disgropparmi. Ma una domanda annodata, Dimmi. Io non sono capace, certi personaggi che telefono qua al Gamma 5, che toli in giro intanto una medesima parte, è vero o no? Beh, insomma. E volevo chiedere voi come esiste la vostra religione pagana e come cristiana. Vorrei farvi la domanda in questo modo, perché a me piace e voglio essere anche esperta in queste cose, perché io... queste cose delle volte non so e vorrei che voi mi spiegassi. Allora, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao. Vediamo la telefonata prima di rispondere a Anna Maria. Pronto? Paese, aiutatemi, non ho casa né lavoro, sono arrivato a Brindisi. Bene. Pronto? Molto bene, allora rispondiamo alla nostra amica Anna Maria. Sì. Ma posso, prendi l'altra telefonata visto che c'è. Pronto? Ciao, Radio Gamma, buongiorno. Scusa, è la prima volta che vi sento. Sì. Io ascolto sempre Radio Gamma 5 da molto tempo, però la vostra trasmissione è la prima volta che la sento. Che cosa intendete per religione pagana? Sono curiosa. Ma sì, guarda, noi diamo tutte le spiegazioni. Cioè, pagana, voi adorate ancora Giove, Venere? Vedi, questo comincia a essere un po' un macello. Cos'è? Cioè, no, ti spiego un po'. Pagana in che senso? No, pagana nel senso cioè, pagana. Ritornate indietro? No, ma il paganesimo non torna mai indietro. Cioè, nel senso ritornate all'antica Roma, quando avevano Giove e allora, così via? Aspetta un attimo. No. Aspetta un attimino, perché qua il problema è più grosso. Cioè noi è da 22 trasmissioni che parliamo per esprimere i nostri concetti. Sì, ma non vi ho mai sentito. Lo so. Allora, rispiegarti da inizio è un po' un macello. Però diciamo questo, noi non è che adoriamo un Dio. Noi ci relazioniamo a un Dio, agli dèi, a quello che ci circonda. Cioè gli dèi chi sono? Cioè, voi dite, noi ci relazioniamo agli dèi, ma gli dèi per voi quali sono? Te lo spiego un pochino. Per noi tutto quello che ci circonda è divino e ogni essere umano è un divino dentro il divino. Per cui non esiste un Dio padrone, esiste un divino che ci circonda. Per cui per noi, no, come pagani, non esiste un Dio che ha creato il mondo. Esiste quello che i cristiani chiamano Dio, diciamo, no? Sì, una che divinità. Scusa se ti interrompo, sì. Scusa. Praticamente il Dio dei cristiani è praticamente il Dio degli ebrei, no, perché Cristo era ebreo e il figlio, lui era il figlio di Dio, del Dio degli ebrei, cioè è tutto collegato pochino. Non è niente collegato, cioè per noi insomma, Gesù lo so che per voi non è collegato. Gesù rappresenta il male e il Dio dei cristiani rappresenta il male. Sì, il negativo, cioè, soprattutto. Per noi il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra e Gesù dei cristiani è il pazzo di Nazareth, tanto per essere chiari, no? Per noi diciamo che tutto quello che esiste in questo momento va a costruire la coscienza universale. Ogni cosa che esiste in questo momento è un divino e deve sviluppare il proprio divino per costruire la coscienza. Cioè, voi vi chiamate pagani, ma non siete neanche pagani. Non siamo pagani. Vuol dire che siete atei. No, assolutamente. No. C'è un aspetto dell'ateismo, cioè se l'ateismo dice tutto è materia, noi diciamo tutto è divino.
Per cui, se vuoi, se vogliamo giocare con gli aspetti, possiamo giocarli all'infinito. Certo. Però diciamo che il nostro scopo è quello di costruire la coscienza universale. La pianta, l'albero, è una coscienza che vuole costruire la coscienza universale. Il verme è una coscienza che vuole costruire la coscienza universale. La galassia è una coscienza che vuole costruire la coscienza universale. Cioè, allora, è per questo vi chiamate pagani? Esatto, sì. Perché dopo di questo noi possiamo chiamare con qualsiasi nome. Il cielo lo posso chiamare Giove. Però io mi relaziono col cielo, io trasformo il cielo, io sono parte del cielo. Cioè non c'è sottomissione. È un divino che marcia con me, e marcia con me solo nella misura in cui io sviluppo il divino che ho dentro. Mm. Capisci? Beh, però è una cosa così un po' strana, no? Beh, noi è da... Cioè una filosofia un po' strana. No, non è strana. È sì, la perché anche i faraoni adoravano... Senta, adoravano, che cosa adoravano i faraoni? Non adoravano niente in Egitto? Faraoni. I faraoni coltivavano il loro poter diventare Ra, per cui loro coltivavano la propria divinità. Ah, ecco. Capisci? Per cui non è che adorassero... Cioè, ogni essere umano per gli egiziani era divino. Esatto. Sì. Beh, ma questo vale anche per i cristiani, no, qualcosa no, di divino. No, perché il divino... È bestia per il Dio, per i cristiani. Dio, quando vuoi, li ammazza tutti, il diluvio universale. Per il Dio dei cristiani, gli uomini sono solo bestiame. Bestiame da allevamento, e basta. Cioè non... Perché tu ci credi che ci sia stato il diluvio? Allora, ti spiego. Gli stregoni hanno scoperto tre cose riguardo al Dio dei cristiani. Allora, hanno scoperto, primo, che non esiste un Dio creatore. Secondo, hanno scoperto che la descrizione biblica è solo una descrizione di terrore per tenere in ginocchio le persone. Terzo, hanno scoperto che esistono degli esseri di energia che si nutrono di energia vitale stagnata e che per mangiare questa energia fanno in modo che gli esseri umani si mettano in ginocchio. Se gli esseri umani, anziché mettersi in ginocchio, li prendono a calci, si liberano di questa imposizione. E scusa, questo vale anche per gli ebrei, per i musulmani? Sono tutte religioni di morte, sono tutte religioni che tendono a distruggere il divenire umano. Tutte le religioni che hanno un unico Dio. Sì, ho capito. Vabbè, è da 20 perciò io non riesco a capirvi bene, proprio bene, perché è una cosa nuova. Però cercherò di ascoltarvi. D'accordo. Ciao. Se vuoi ti facciamo avere anche qualcosa, se vuoi leggere. Abbiamo sempre le tracce delle trasmissioni. Sì, poi abbiamo sempre del materiale che inviamo gratuitamente. La trasmissione, no? Noi è scritto il computer, diventa una traccia che diventerà un libro, insomma, tra poco. Ma siete solo voi due? No. Siamo noi due che facciamo la trasmissione. No, dico, siete voi due che avete fatto questa cosa o siete già una comunità? No. A noi non ci interessa fare così. Noi facciamo solo una trasmissione. Noi facciamo la trasmissione. Ah, siete gli unici due pagani? No. Non avete proseliti? Dentro Radio Gamma 5 sì, siamo gli unici due pagani. I pagani sì. Ma fuori avete altri proseliti? No, non esistono proseliti. Esistono dei gruppi pagani? Ah sì, esistono. Esistono gruppi pagani in Italia. Non siete solo voi due. No, esistono dei gruppi, esistono delle feste che si fanno da diversi anni in Italia, di feste pagane. Ah, sì? Esistono varie organizzazioni. Ma è curioso però, io sapevo quelle demoniache, tutte queste cose, ma Quelle sono cristiane. Quelle sono cristiane. Sì. Trovi anche qualcosa di... Vabbè, ciao. 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 Pronto? Sì, ricordo sempre che per intervenire basta chiamare allo 049-700-700. Anna Maria, allora. Anna Maria, niente questo, no? Sì. Anna Maria da Venezia. Accidenti, un'altra telefonata, vediamo un attimo. Tanto abbiamo ancora un po' di tempo, perciò. Pronto? Sì? Senta, anch'io, col passare degli anni, a una certa età, si vede certi cambiamenti. Sì. E questi cambiamenti fa riflettere. Perché 40 anni fa una cosa era peccato, l'altro era peccato, e lo facevi nella propria pelle, eri obbligata a fare. Oggi questo che 40 anni fa era un peccato, oggi non è più peccato. Faccio un esempio. Sì. Fino a 40 anni fa, forse anche meno, quando moriva uno impiccato, lo seppellivano fuori del cimitero, fuori del cimitero, certo. E 2 metri più profondi dell'altro. Allora dico, adesso questo da 30 anni non è più peccato questo. Però chi ha perso una persona che sa che il suo è seppellito fuori lì e gli altri con la stessa maniera che si sono tolti la vita, dopo da cambiare idea. Ma allora questa idea, perché questo li hanno fatti, esatto. Non è che gli hanno detto, adesso che differenza passa da questo che si impicca e lo mette dentro, per esempio a una persona cara,
che avevo 40 anni fa è andata fuori. Preso ricordo, però. Io questi cambiamenti, ma se è scritto sul Vangelo, non devono scritto, cambiare. Non è scritto, deve essere sempre così. Allora sono gli uomini che cambiano le idee. Sì. Allora io o qualcun altro che ha provato sulla pelle queste cose, ma come devo comportarmi e a chi devo credere? Al momento dovevo credere quello perché era quello che mi hanno insegnato. Sono obbligata. Sì. E allora adesso non è più così, non è una, per me è stata una presa in giro. È stata una e me l'hanno fatta fare, certo, perché qui è la religione. Allora è la religione che cambiano, le religioni cambiano, le portano comodo, come certo, vogliono. Perché hanno cambiato? Perché fa più parlo uno di queste cose, perché ballare non si poteva andare qui anni. Eri una persona sporca, adesso partono alle 11 di sera, tornano la mattina e non sono più capace di fermarli adesso. Allora, io ero una persona di poco buono che allora, certo, magari non facevo niente di male, anche se ballavo a casa mia, certo, era la stessa cosa. Adesso non è più. Allora, queste cose, questi cambiamenti a me mi hanno fatto molto riflettere, certo, che qui mi maneggiano come vogliono, esatto, solo che quando sono costretti anche loro devono, per stare in piedi devono, ho capito, deve fare qualcosa, certo. Adesso i giovani possono dare, adesso i bambini i piccoli possono dare intendere quello che vogliono, fra 20 anni 30 capirà anche loro, però esatto, intanto hanno fatto una vita, esatto, così questi sorpresi, questi signori che ascoltano sono cose vere, esatto, non sono barzellette, perché io le ho provate sulla mia pelle di queste persone, allora io devo avere il mio morto, lo vedo fuori perché si è impiccato, e l'altro si è impiccato e è dentro nel cimitero, solo perché 40 anni fa era così, adesso non è più così, certo. Chi mi ha maneggiato questo diritto? No, non sarà mica scritto nel Vangelo questo, no. La Chiesa Cattolica l'hanno trasformato, ci sono stati i suoi motivi, e poi io mi chiedo che differenza passa da uno che si impicca, da uno che si spara, da uno che si taglia le vene, da uno che si butta sotto il treno, da uno che si annega, che differenza passa alla morte? No, solo quella era, solo l'impiccagione, le altre maniere di morte non c'entrano. Tutti quelli che si piccano, ci vorrebbe un altro cimitero grande fuori della chiesa, adesso no, questo io mi piacerebbe proprio saperlo. È da queste cose e qualche altra, signore, mi sono fatto dell'idea che è tutta una manieria. Esatto. Quello che conta è una coscienza, vivere tranquilli. Quando devi firmare il modello 740, il modello 101? Dico, quante me ne hanno manipolate che non lo sappiamo. Grazie. Ciao. Questa è una testimonianza significativa che dimostra come viene utilizzato un'idea, viene girata in questa maniera pur di dominare, pur di controllare. E come le persone vengono umiliate. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Dunque, io vi ascolto sempre, sì, però ascolto i testimoni di Geova, ascolto quelli che dicono è la Madonna raccomanda, è la Madonna raccomanda, eccetera, eccetera. Io ascolto tutti. Però la vostra idea l'ha scritta, quei libri che voi leggete li ha scritti quelli che avevano la vostra idea. No, li ho scritti io. Bravo. Li ho scritti io. Bravo. Poi e quelli di testimoni di Geova, tutti i libri che leggono e che ti danno anche a casa, che ti lasciano, l'hanno scritti quelli che hanno l'idea dei testimoni di Geova. È tutto così, i cattolici, sì, stesso. Però tutti siete in errore, perché la vera verità non ce l'ha nessuno. L'esistenza di Dio, di qualche supremo, di tutto quello dell'aldilà, tutto, nessuno sa niente. E quindi quello che è stato scritto è tutto fantasia dell'uomo. Siete tutti allo stesso livello. Siete tutti allo stesso livello perché nessuno sa la verità. Vi saluto. Bene, abbiamo sentito anche questa testimonianza. Per Anna Maria diciamo questo, no? Di solito le persone hanno un'idea che il loro Dio cristiano, il loro Gesù sia un Gesù buono, una religione buona, non hanno studiato, non gliene frega niente di studiare e lo hanno subita come idea. Dopodiché percepiscono il circostante e sono convinte che il circostante sia Dio. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Il senoccio. Bene, abbiamo sentito anche questo. Sono convinte che il circostante sia Dio e si convincono che in fondo Dio è buono. In realtà esiste una differenza fondamentale fra quello che è la religione cristiana e la dottrina cristiana
e quello che è invece la percezione del divino che ci circonda. Le due cose vanno distinte perché determinano poi lo sviluppo della nostra vita. Vediamo un'altra roba. Pronto? Bravo, bravo! E abbiamo sentito anche questa. Pronto? Ecco! Abbiamo sentito anche questa. Cioè, ma vedete, è importantissimo sentire anche queste cose, no? Perché sì, ci danno il livello di quello che abbiamo di fronte, no? Cioè, abbiamo il livello culturale di chi ascolta la televisione. Le motivazioni. Ed è il masochismo con cui si ascolta. Pronta? Bravo, bravo! Come vedete... E il problema è questo, no? Adesso non prendo più telefonate e aspetto un altro momento. Il problema è questo, la percezione del divino è fondamentale rispetto a quello che è la nostra esistenza. Cioè noi viviamo, nasciamo come volontà dalla pancia della nostra madre e veniamo in un mondo che ci è sconosciuto. In quello sconosciuto noi costruiamo i nostri cammini. I nostri cammini però non li costruiamo noi soli, li costruiamo attraverso tutto quello che ci viene imposto, tutto quello con cui noi veniamo in contatto. Quando noi pagani diciamo che l'educazione non va data al figlio, ma sono gli adulti che devono costruire se stessi e devono imparare a espandere se stessi, è perché soltanto espandendo se stessi possono riuscire a ricordare quali sono i meccanismi che fanno espandere il bambino. Cioè il bambino si espande nella misura in cui gli adulti si espandono. Nella misura in cui l'adulto è in ginocchio, nella misura in cui costringe il bambino in ginocchio, nella misura in cui porta in chiesa il bambino, distruggerà il divenire del bambino. Sì, ecco, io volevo fare un intervento con l'ascoltatrice che era intervenuta dicendo: ma voi vi rifate a Giove, vi rifate a Minerva, vi rifate a Atena. Benissimo, questo nostro, i pagani si possono anche rifare queste divinità, perché queste divinità per il paganesimo non si sono manifestate 2000 anni fa e sono rimaste lì ferme, non sono più modificate, hanno continuato a vivere. Nel cristianesimo noi abbiamo un'unica manifestazione, che è la manifestazione che è avvenuta allora e si deve sempre ripetere solo quell'evento. Invece per i pagani la vita delle divinità è come la vita del mondo, cioè il mondo prosegue al di là che ci siano o no persone che si tirano ad assisterla. Di conseguenza, se noi lo dobbiamo chiamare come Giove, pronto? Possiamo pronto, farlo. Ti senti? Sì. Ti senti pronto? Sì. Ecco, spanto tutto il bambino. Pronto? Non posso parlare? Certo. La signora che ha telefonato prima. Sì. E me l'ha preceduto veramente. Sì. Che ha detto che tutti i re Giove e stesso livello, tutti ha letto, tutti ha letto, tutti ha scritto. Ma perciò non si sa niente, insomma. Però c'è qualcosa dentro di te che ti spinge, no? Sì, certo. Questo è importante, che tu leggi 50.000 cose, dopodiché scegli. Ma se hai una cosa sola, non scegli più. Ma come fai a saperlo che la tua è una scelta giusta? Da dentro di te. Da dentro di me? Certo. È quello che piace a te che è giusto. Che magari dopo sia una condizione... Telecom Italia. Sì. Chiamata urgente. Aspetta un attimino solo là che passa sta imbecillità. 0 7 0 0. Pronto? Sì. Italia. Sei sempre in linea? Sì, sono. Per il numero 7, da 0, dentro, da dentro di 0, te, tu puoi sapere esattamente. Sì, no, c'è un imbecille che interviene per disturbare trasmissioni. L'importante è quello che hai dentro tu. Cioè quello che hai dentro tu, la tua sensibilità, il tuo modo di essere, quello che ti deve dirigere. Anche se tu dovessi essere condizionata nel modo peggiore che esiste, esiste sempre qualcosa dentro di te capace di costruire una via d'uscita. Per cui sei tu, quello che hai dentro che ti determina l'uscita dalla truffa, dall'inganno. Beh, ho capito, insomma, non è logico questo, mi sembra. Perché non è logico? Noi diciamo che ogni persona è un Dio. Capito? Anche se tu uccidi un Dio, lo metti in galera, ne distruggi l'energia vitale, prima o dopo quello che ha dentro cerca una via per uscire. Magari non è la meglio del mondo, però insomma è una via. Vorrei sapere anche dove è scritto tutto questo che leggete. Te lo dico io. Perché non lo so, è stata come ad esempio io faccio una torta bella e buona e questa è bella e buona. Io mi prendo la responsabilità di dirti questo e me la prendo io la responsabilità, non ti dico te l'ha detto Dio, te l'ha detto un altro. Capisci? Cioè io mi prendo la responsabilità di dirti che questo è vero perché è oggettivamente vero. È vero in assoluto, è vero perché io sono un Dio. Capito? Cioè perché io mi assumo la responsabilità di dirti che questo è vero. Sembra quasi una religione folle, no, è che quello che tu hai attorno è presuntuosa anche.
0. Scusa un attimo, ma non ti sembra che sia presuntuoso di più? Chi ti dice mettiti in ginocchio davanti al Dio che ha creato l'universo? 7, 0, 0, prova a pensare. Bene, deve essere anche premiata. Cioè, uno ti dice, io ho la parola del Dio che ha creato tutto l'universo, non è più presuntuoso. Io invece ti dico soltanto che dentro... Mi sembra che abbia fatto tanto... Ma, è stato lui a creare... ma non ha creato lui, è la forza che abbiamo dentro noi che ha costruito l'esistente, capisci? Non è lui che ha creato, però io ti dico invece che dentro di te c'è la stessa forza che può portarti fuori da qualsiasi inganno, per cui se io ti inganno, se io ti imbroglio, tu hai la capacità di capire se io ti imbroglio, e basta che guardi le mani delle persone, cosa fanno, dove portano... Parlando di questo, anche perché ad esempio Dio non si vede, Dio... si sente più che altro. No, si vede, cristiani non si vede. Voi avete creato, mettiamo caso, l'essere, come dici tu, vivente, non so. Le persone, attraverso le persone... Attraverso le persone e la natura. Le persone sono importanti, la natura è importante. E hanno dentro di loro la forza per trasformarsi, capito? E questo bisogna riuscire a capire. Cioè noi non siamo bestiame al servizio di qualcuno, noi siamo esseri che divengono, che si trasformano, che hanno una forza dentro e hanno la capacità di capire se è giusto o non è giusto. Magari facciamo un miliardo di errori, ma l'importante è, ho fatto un errore bene, adesso provo diversamente, provo a far meglio. Questo è importante. Va bene, grazie. Se poi io ti imbroglio, vabbè. Grazie. Grazie a te, ciao. Sì, beh, io ho Claudio... Ne approfitto un attimino per andare a alcune notizie e gli indirizzi. Ecco. Sì. Vuoi che parli della telefonata, che così? Facciamo l'ultima telefonata e sì. poi Mario, l'ultimissima. Sì, poi do gli indirizzi, che così. Pronto? Il Dio dei Bussi! Molto bene. Abbiamo visto che questo radioascoltatore ha proprio capito esattamente tutto. Sì, il suo livello di intelligenza è questo. Bene, non prendiamo più telefonate. Ecco. Però io... Sì. Vai Francesco. No, ecco. Io voglio ricordare che il 3 e 4 di maggio si terrà una festa pagana nella zona di Lecco. Chi è interessato ad avere informazioni può telefonare al numero telefonico di Lecco, che è lo 03 41 91 8243. Chi è interessato ad avere il materiale relativo alla trasmissione e all'attività di pagani dei politeisti può scrivere al nostro indirizzo, che è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 36073 Marostica, Vicenza. Chi è interessato, ad esempio, sempre ad attività pagana, può scrivere anche all'Associazione Sacre Radici, presso ZOE, casella postale aperta, 22040 Moggio Valsassina, Lecco. Chi è interessato, ad esempio, alle pubblicazioni particolari di studi sul paganesimo, può scrivere a Primordia, CISB, casella postale 10944, 20124 Milano. Ricordo che chi scriverà all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, mi verrà inviato gratuitamente, non chiediamo soldi, non abbiamo bisogno di soldi. Non abbiamo mai chiesto soldi a nessuno. Gli verrà inviato un bollettino gratuito in cui ci saranno recensite tutte le attività pagane che si svolgono in Italia e all'estero, e chi vorrà appunto avere maggiori informazioni, noi siamo sempre a disposizione. Ricordo comunque che è fondamentale, come me lo ricorda Mario, che è già presente qua in studio, scalpita per partire, che stiamo avvicinando alla dichiarazione dei redditi e ci sarà da destinare l'8 per mille. Non date l'8 per mille, sappiamo alla chiesa o ai cristiani. No, datelo allo Stato, dopo un giorno faremo pressioni perché vengano usati meglio. Non è che ci piaccia molto in effetti lo Stato, però piuttosto che finanziare le chiese, finanziare il terrore cristiano, diamogli lo Stato, un giorno faremo pressioni perché vengano usati meglio, non sappiamo se sbagliamo oppure no. Bene, se qualcuno invece vuole scrivere a me, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, e ringrazio chi ci ha ascoltato, ringrazio anche chi ha tentato di disturbare, cioè in effetti lo ringrazio perché ci ha fatto capire, o ha dimostrato ai radioascoltatori, il livello etico, morale e intellettuale che hanno i cristiani, che hanno i vescovi, che hanno i preti, e che hanno inculcato nella gente, nelle persone, cioè, hanno dimostrato esattamente quello che noi stiamo dicendo, l'ignoranza del loro essere, la costruzione della potenza delle persone. Sì, perché appunto pur avendo un dogma, avendo religione, avendo divinità o avendo santi, non riescono a entrare in polemica o in contrasto con noi, non riescono a esprimere le loro teorie assurde e infami.
Bene. Ecco, comunque ricordate che poi c'è Mario e chi vuole disturbare anche Mario, lui è ben contento di avere dei stimoli interventi. Buon, arrivederci a tutti, a giovedì prossimo alle ore 15:15 e un quarto, e arrivederci, grazie dell'ascolto.